uno dei simboli di Napoli è sicuramente San Gregorio Armeno, la tradizionale e caratteristica Via dei Pastori, decine di botteghe di artigiani che nel corso di tutto l'anno lavorano le statuette e i presepi che incantano il mondo intero. Nell'anno della pandemia San Gregorio quasi non esiste più, irriconoscibile, con le saracinesche chiuse, senza bancarelle e senza il profumo di muschio e incenso. Una strada e una storia talmente affascinante da ispirare artisti e persino stilisti. Nel 2016 Dolce & Gabbana realizzarono una sfilata con modelli dedicati a Napoli, proprio lungo la nota via. Oggi si presenta così, triste, vuota e fredda. Vedere questo posto ti crea una tristezza nel cuore, perché questa desolazione per noi napoletani non è buona. Una desolazione infinita. Anche io faccio parte dell'arte presepiale. Vedere questa Napoli così è triste, molto triste. Che devo dire? Che mi fa rabbia, mi fa tenerezza, mi fa sentire star male. Non mi è mai capitato in tanti anni della mia vita che passo puntualmente per San Gregorio Armeno di questo periodo e anche in periodi completamente diversi. C'è sempre tanta roba esposta e gente che viene a guardare. Mi fa una grande tristezza, è come se mancasse il colore e il calore di Napoli, quel colore che ci rende vivi. Intanto Ugo Maradona, fratello del Pibe d'Oro, venerdì sarà a San Gregorio per inaugurare l'apertura delle botteghe di Natale. Ad annunciarlo il presidente dell'Associazione dei Bottegai, Gabriele Casillo.